Una serata di grande festa a Milena, nel ricordo del giovane Alfredo Cordaro, scomparso meno di un anno fa in un incidente sul lavoro. I suoi amici hanno voluto ricordarlo nel modo migliore, con una delle sue grandi passioni, il calcio, organizzando un torneo triangolare in cui si sono scontrati gli allievi 87-88, gli over 35 e il Milan AC di Milena, a lungo sua squadra dove ricopriva il ruolo di portiere. In una cornice di pubblico degna senz'altro delle più alte sfide di campionato, si sono avvicendati diversi sentimenti. L'agonismo che si respira in ogni partita, l'ironia di coloro che ormai in avanti con l'età hanno cercato di arrivare indenni alla fine degli incontri, e la commozione composta nel ricordo del giovane Alfredo. Per la cronaca, il torneo è stato vinto dal Milan Milena, ma il momento più bello è stato quello finale, con un abbraccio collettivo tra i giocatori e il doveroso saluto ai genitori e al fratello presenti allo stadio. Per valloneweb.tv siamo al primo triangolare di calcio 11 in memoria di Alfredo Cordaro. Allora, il primo incontro, voi 86-87, solo sul finale avete avuto la meglio contro dei ragazzi di over 35 che vi hanno dato filo da torcere. No, ma abbiamo trovato la forza alla fine. Chi meritava ha vinto. Siamo tutti un po' stanchi, è da tanto che non giochiamo. Però per Alfredo abbiamo deciso di scendere tutti in campo, tutti uniti per ricordare il nostro amico. Nino, tu sei uno degli organizzatori di questo primo triangolare. Quando ti inorgoglisce vedere una tribuna così piena? Tanto, tutti ancora ricordano il mio amico, il primo io. Il ricordo è ancora vivo dentro di noi e non svanirà mai. Questa tribuna è la dimostrazione. Tutti uniti per ricordare Alfredo, il mio amico. È giusto perché è stata una bella partita, poi fra l'altro si è stancati tutti anche perché abbiamo una veneranda età e quindi è giusto che ci si vede qui in banchina, seduti, stanchi ma contenti di aver partecipato a questo magnifico torneo. E ringraziamo anche chi l'ha organizzato e in più siamo veramente felici di partecipare a questo triangolare in onore di Alfredo. Quanto vi inorgoglisce a voi vedere una tribuna così piena con la gente di Milena che risponde così numerosa ad un'iniziativa come questa? È logico che è bello, ecco, sentire l'applauso della gente di Milena che è sempre così vicina a determinate problematiche e quindi noi siamo veramente emozionati e commossi di questa iniziativa. Siamo con il sindaco Giuseppe Vitellaro. Allora sindaco, la vedo sudatissimo, perché ha corso troppo in campo o ha corso troppo poco in estate? Forse perché tutte e due le cose, ho corso troppo poco in estate, si vede un po' di pancia, però il piacere, la voglia di correre, quella c'è sempre. Avete dato del filo da torcere però agli allievi 86 nella prima partita. Devo dire onestamente che c'è stata una bellissima partita. Certo, alla fine hanno vinto loro, ci sono stati 20 anni di differenza per ciascuno di noi. Si sono visti pochi. Comunque c'è di buono che ha segnato il mio. Siamo con Salvatore Ferlisi del Milan AC. Allora, qua tra le panchine si dibatte molto. Il rigore c'era o ti ha offerto qualcosa magari? Mi offrirà qualcosa più tardi. Allora il discorso lo possiamo considerare chiuso, ma toglimi una curiosità. Che piacere c'è per uno juventino come te giocare per il Milan? Ma è l'unica squadra che mi vuole, quindi qua a Milena mi accontento di poco. Però ti togli così delle soddisfazioni, state giocando bene, state vincendo con un risultato rotondo. Vinceremo il torneo. Siamo con Pio Tona, uno degli organizzatori di questa manifestazione. Allora Pio, tu eri nella squadra over 35, vi siete battuti con onore nella prima partita, un po' meno nella seconda. Sì, abbiamo onorato bene il campione, la manifestazione. Ovviamente il calo fisico ci ha penalizzato molto, ma devo dire che tutto sommato la squadra è andata abbastanza bene. L'unica cosa, abbiamo peccato un po' in attacco, ovviamente dato che abbiamo sprecato molte occasioni. Però voglio dire che sta riuscendo ottima la manifestazione anche dal punto di vista organizzativo. Siamo con due giovani giocatori della squadra over 35. Allora, qua a Bordocampo circola un'accusa. Voi nella seconda partita eravate 12 o 13?
No, smentisco categoricamente questa. Questa è una calunnia. Correvamo così tanto, eravamo più forti, per cui sembrava che fossero di più, ma forse erano anche le ombre delle nostre pance, in particolare la mia e quella del maresciallo Sorge. Grazie, grazie. Il primo tempo di questa finale con il parziale di 1-1, siamo con Nino Saia degli allievi 86-87. Allora Nino, poco fa un giocatore del Milan dava per sicura la vittoria della propria squadra, cosa rispondiamo? E c'è tutto il secondo tempo, ce la metteremo tutta per vincere, il primo io ci tengo alla vittoria, ma alla fine chi vince vince, l'importante è che ci stiamo divertendo e che tutti insieme abbiamo ricordato un amico che non c'è più. Grazie, grazie davvero.